sono Carla e questo è il mio canale. Oggi sono qui con un video che mi avete richiesto. In realtà non pensavo vi potesse interessare, però ho notato che in tanti me lo richiedete e quindi eccomi qui. Siete sempre molto interessati, affascinati a quella che io chiamo la mia ferramenta, ovvero tutti i miei bracciali che tengo sempre al polso, che non tolgo mai, e quando dico mai è proprio mai, perché non tolgo né per dormire né per lavarmi, tolgo soltanto per fare la doccia l'orologio, che è questo Casio che ho da diverso tempo, forse sarà 3 anni o qualcosina in più, che per carità può andare sotto l'acqua, però mi sento più sicura a toglierlo, infatti tante volte me lo dimentico, vabbè, comunque, storia a parte. Tanti vi siete accorti che in mezzo a tutta questa mia argentaglia, si dirà così, c'è questo bracciale che mi chiedete sempre, è un Trollbits o è un Pandora? È un Trollbits. Non so spiegarvi il motivo per cui preferisco Trollbits a Pandora, sarà che ho scoperto prima Trollbits di Pandora, sarà che Pandora ormai sta diventando un po' di moda, diciamolo, perché stanno aprendo tantissimi negozi monomarca e quindi ovunque si trovano Pandora, mentre non so, i Trollbits li vedo un po' più di nicchia, poi magari è una mia impressione, soltanto una mia cosa mentale, però forse questo è il motivo per cui preferisco i Trollbits. Forse la qualità la trovo anche un po' più elevata, non lo so, sono gusti, ci sono persone a cui piace di più Pandora e persone a cui piace di più Trollbits, io appartengo a quest'ultima categoria. E quindi mi avete richiesto, fai il What's on my Trollbits, e quindi eccomi qui. Questo Trollbits qui io ce l'ho da tanto tempo, ce l'ho da 3 anni e non ho ancora finito, ma perché mi faccio regalare i Trollbits in eventi speciali, in occasioni. Raramente compro io qualche bits perché ho deciso di creare questo bracciale per, non so, raccogliere momenti, raccogliere occasioni, e quindi piano piano sta crescendo e sta quasi finendo. Poi assolutamente appena finisco questo ne faccio subito un altro perché mi piace tanto. Ho deciso di mischiare argenti con vetri. Vetri che ho deciso di inserire all'interno di questo bracciale sono tutti sul tono del rosa. E niente, il prossimo forse lo farò sul nero. Strano. Eccoci qui con uno zoomone per farvi vedere nel dettaglio il bracciale. Cerco di dirvi anche i nomi, anche se forse non me li ricordo di tutti. Iniziamo dal primo, che è questo dado, che mi piace tanto. Non ha un significato, ma mi piace semplicemente il dado. Questo qui invece è l'infinito, vedete, è proprio il simbolo dell'infinito. Io do tutto un mio significato all'infinito, infatti ho anche un tatuaggio con 2 infiniti. Questo qui invece è un vetro che non ha un nome perché è un unico. Ci sono dei pezzi unici che vendono e questo è uno di quei pezzi unici, quindi non ha un nome. Poi qui ci sono i 2 angioletti che sono usciti fuori di produzione, mi dispiace molto perché erano molto belli questi angioletti, e uno è un 1 e l'altro è un 8, 18, perché appunto mi sono stati regalati al mio 18° compleanno. Oltretutto per me hanno un significato speciale, 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 perché rappresentano i miei 2 nonni che non ci sono più. Oltretutto, quando mi sono stati regalati questi, sorrido perché è un bellissimo ricordo, quando mi sono stati regalati questi 2 angioletti, i miei nonni già non c'erano più, però mi sono stati regalati come se loro fossero ancora vivi, non so come spiegarvi. Praticamente mia mamma voleva che me li regalassero loro e quindi per me mi sono stati regalati da loro. Poi questo è un altro vetro sul rosa, tutto brillantinato, che è strarovinato, infatti dovrei andare in negozio a farmelo cambiare perché oltretutto questi bits hanno garanzia vita, quindi basta andare lì se è rovinato e te lo cambiano. Dovrei andare. Questo qui è deserto rosa, mi sembra, e vedete che è proprio tanto rovinato, si è tutto rigato, però vabbè, andrò a farlo cambiare. Poi c'è la maturità, questo qui è enorme rispetto agli altri, è proprio grosso e appunto rappresenta la mia maturità. Poi c'è il pensiero positivo, è sempre bene pensare positivo, mi piace molto anche la forma, guardate. C'è la sakura, questo è un fiore e la descrizione dice qualcosa del tipo la fortuna arriva quando la sakura fiorisce, qualcosa del genere. In realtà fa la rima la descrizione, ma non me la ricordo esattamente. Poi c'è questo altro vetro di cui non ricordo il nome, ha una base rosa con i fiorellini viola, è molto molto carino. Poi c'è Miss Pac-Man. Allora, io da piccola giocavo sempre con Pac-Man e poi Miss, cioè io ragazzi sono Miss,
per i miei amici, su YouTube, per tutti. E quindi Miss Pac-Man non potevo non averlo, anche questo è un regalo. Poi c'è il pulcino che mi è stato regalato a Pasqua. E quando mi è stato regalato sono scoppiata a ridere, perché ho detto: ma cosa mi hai regalato? Una gallina, perché sono una gallina. E quindi per me questo non è un pulcino, ma è una gallina. Poi c'è Buddha, che è al contrario, come mai? Eccolo qui, la testa di Buddha, che volevo tanto, mi piaceva. Poi diciamo che c'è la new entry, questo qui è fantasmagorico. Mi è stato regalato a Natale dai miei genitori, è molto 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 grosso. E all'interno va un vetro, un murano, questo qui ce l'avevo già, forse si chiama Dots, qualcosa del genere, ma non ne sono sicura. Il riscaldamento della fotocamera, ma quando mai? La videocamera si era stancata e si è spenta da sola. Comunque, vi stavo dicendo, questo è veramente veramente bello perché è tanto grosso e appunto racchiude un vetro. Mi piace tantissimo questo gioco, è stra particolare e quindi sono felicissima che i miei genitori me l'abbiano regalato. Quindi questo è il tro... Ah no, vi faccio vedere anche la chiusura, che è molto carina. Questa con questo fiore grande, non so se abbia un nome in particolare, in ogni modo è molto bello. E questo è tutto il Trollbits completo. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che anche il mio Trollbits vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, scrivetemi sotto nei commenti qual è stato il vostro Bits preferito, comunque se avete un Trollbits o un Pandora e come è composto, insomma, parliamo un po'. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!